Nella regione dove non esistono le IGT conquistano sempre più spazio denominazioni che si affiancano alle più note. Parliamo di Piemonte, terra di Barolo e Barbaresco e dei suoi famosi Nebbiolo del Sud. Da qualche anno tuttavia si fa un gran parlare di Nebbioli del Nord, ovvero di Spanna e di Prunente, ma anche di Vespolina e Uva Rara. Sono ancora racconti in rosso, ma che scelgono uno scenario diverso da quello della provincia di Cuneo. Siamo in Alto Piemonte, infatti, terra di risaie, laghi e montagne. Non a caso parliamo di nebbioli al plurale, perché qui ogni uva ha la sua casa, che regala interpretazioni diverse. E così due DOCG come Gattinara e Gemme e 8 DOC quali Boca, Bramaterra, Colline Novaresi, Coste della Sesia, Fara, Lessona, Sizzano e Valli Ossolani offrono un panorama amplissimo di etichette e territori. La storia del nebbiolo, la storia della viticoltura nasce qua, in questa zona, in Piemonte, però fattori diversi hanno fatto sì che mentre altri territori emergessero, il nostro territorio uscisse dalla luce dei riflettori. Perché? Perché per una drastica riduzione delle produzioni, per l'abbandono progressivo delle campagne in favore dell'industria. Ora, da più di 20 anni, per fortuna, questa rinascita sta avvenendo, quindi tutte le aziende storiche stanno a loro volta investendo e stanno crescendo in termini produttivi, ma fortunatamente e soprattutto sono arrivate molte nuove aziende sul territorio, aziende formate da figli di coloro che una volta erano gli agricoltori del luogo e quindi magari i nipoti dell'agricoltore di allora è tornato, oppure il conferitore di uve e ora ha deciso di mettersi in gioco con una propria etichetta. Inoltre i nostri nebbioli hanno una grande freschezza, una grande stabilità, tutti i nostri vini soprattutto hanno un'impronta così caratterizzante del nostro territorio che chiunque ama il vino e in questo momento sta cercando questa caratterizzazione non può far altro che arrivare in Alto Piemonte. Da sempre vocato alla viticoltura di qualità, l'Alto Piemonte è terra antichissima di vigneti, ridottisi via via drasticamente a causa dell'industrializzazione a partire dal dopoguerra che ha interessato l'intera Valsesia. Alcune aziende storiche sono rimaste a fare da baluardo, altre ne sono nate e oggi si può dire che lo scenario è più vivo e vivace che mai. Tra i grandi nomi troviamo Travaglini a Gattinara e Tenute Sella a Lessona. Le caratteristiche del territorio di Gattinara sono importantissime, soprattutto dovuto al microclima e al terreno. Il microclima perché siamo ai piedi del Monte Rosa, quindi un microclima fresco, asciutto, ventilato, un'escursione molto termica molto importante, soprattutto nel periodo prima di vendemmia, con delle notti ancora molto fresche, ma delle giornate con temperature sui 24-26 gradi. Quindi questo ci permettono di avere dei vini molto eleganti, molto freschi, con un bel naso. Sella e Lessona sono in qualche modo fusi, tanto che per moltissimi anni, prima della fondazione della DOC, addirittura in etichetta riportavamo il termine Sella Lessona, no? Come fosse un tutt'uno, fosse un unico elemento, come se di fatto fossimo un monopolio. E di fatto per moltissimi anni lo siamo stati, e in particolare all'incirca per 100 anni cumulativamente all'interno dei 350 anni della nostra storia. Siamo stati l'unica zona della produttrice di vini di questo territorio. Per noi questo è un grande onore, ma soprattutto una grande responsabilità. Sappiamo essere molto importante quindi il nostro ruolo in questa DOC e quindi questo ci spinge a fare sempre meglio e a continuare a migliorare sia in termini qualitativi che poi comunicativi verso l'esterno. Insomma. Geologicamente parlando, l'Alto Piemonte è una zona molto diversificata. Rocce e terreni dai diversi colori raccontano di un fenomeno unico al mondo, quello del vulcano della Valsesia. Il supervulcano che cos'è? È un vulcano che è collabito. C'è anche nel Lazio, il lago di Bolsena non è nient'altro che il collabimento di un supervulcano. 60 milioni di anni fa che cos'è successo?
che l'Africa e l'Eurasia, proprio due continenti, hanno fatto un frontale. E cos'è successo da questo frontale? Che l'Africa, un po' come una catapulta, un po' come un ricciolino di burro, che cosa ha fatto? Ha portato da questa parte i suoi terreni. Però che cosa ha portato di qui? Il fondo del vulcano che c'era dall'altra parte. Quindi noi nel super vulcano della Valsesia, la linea si chiama il Subricus, che cosa abbiamo? Abbiamo quello che era il fondo, 30 km di profondità, di un vulcano. Naturalmente le componenti, diciamo, biochimiche, geologiche sono uniche e in certi vini, soprattutto il Gattinara e il Boca, dove ci sono dei porfidi con grande retaggio di questo supervulcano, danno ai vini delle caratteristiche che sono veramente inconfondibili e particolarissime. Spontaneamente l'Alto Piemonte ha detto no alla monocoltura e basta girare per le diverse province, Biella, Novara, Vercelli e Verbania, per rendersi conto dell'importanza del verde in tutta l'area. È un qualcosa in più che abbiamo e dobbiamo valorizzarlo sempre di più, soprattutto pensando a questo sviluppo che c'è negli ultimi anni di comunque preservarlo, perché comunque sono delle vaste zone di boschi, sono boschi che hanno mediamente una cinquantina d'anni, quindi non sono boschi secolari perché derivano dall'abbandono appunto degli ultimi 50 anni. Però creano ad esempio delle micro aree di contenimento e di ripopolamento anche di biodiversità, insomma, che, e poi a livello paesaggistico è qualcosa che può valorizzare ulteriormente questa zona. Non solo viticoltura, dicevamo, ma anche borghi piccolissimi da scoprire, come Gemme con il suo ricetto, un castello fortificato ma anche un luogo da sempre abitato, che alcuni viticoltori come i Rovellotti sono tornati a far vivere riaprendo le cantine del borgo e facendone luoghi di accoglienza. Il successo dell'Alto Piemonte passa anche da qui. La pervicacia con cui alcuni viticoltori storici hanno continuato a darci dentro con tutta la loro possibilità e la loro capacità ha illustrato la zona come non era mai successo nel passato. Bisogna dirselo tranquillamente che nelle Langhe sono sempre stati più avanti tecnicamente e qualitativamente, quindi quando anche qui si è provato veramente a mettere tutte le marce che avevamo, i risultati sono arrivati. Quando cominciano ad arrivare i risultati, comincia a guardarti il mondo. In questo senso, nel mondo del vino non si improvvisa niente, cioè dopo 10 anni non sanno nemmeno che esisti, dopo 20 forse ti conoscono e dopo 30, 40 che tutti lavorano bene si comincia a essere nell'occhio del mondo. Secondo me ci siamo arrivati per quello. C'è da dire che la climatologia ha fatto la sua parte, nel senso che noi qui non abbiamo ancora, abbiamo avuto qualche estate torrida come può essere il 2003, ma poi non si è più riproposte cose del genere, quindi per il Nebbiolo una zona di elezione come questa, dove i calori estivi non sono mai esagerati, vogliono dire garanzia di eleganza, insomma, e questo per il Nebbiolo è fondamentale. Vini eleganti dalla spiccata acidità, dai colori tenui, come si ama dire oggi, vini gastronomici. E allora chi meglio di uno chef stellato della zona può raccontarci il valore di un abbinamento? Parliamo di Marco Sacco del piccolo lago di Mergozzo, che non teme l'accoppiata pesce-vino rosso. Non è che il colore fa la differenza la fanno i sapori e i gusti. Quindi quando noi abbiamo un pesce di lago che è cucinato in un determinato modo e mi viene a pensare un'anguilla, per esempio, in doppia cottura, dove hai tutta la brace e poi una bassa temperatura, quindi un pesce che l'abbiamo sgrassato ma di impatto in bocca, ecco che un vino rosso ci sta alla perfezione. Quindi voglio dire, non è un preconcetto, sta semplicemente ragionare con Sayà, che è la mia sommelier, assaggiando un piatto e capire qual è il vino più adeguato. Che sia bianco, rosso, bollicina, non abbiamo limiti. Una zona viticola in crescita grazie anche a nuove realtà aziendali che si affacciano sul panorama, tra le ultime i Dof Mati, espressione dialettale che sta per le due ragazze, Sara e Valentina, da poco viticoltrici in Nord Piemonte. Siamo proprio le ultime, siamo proprio le più giovani, anche perché abbiamo iniziato senza una tradizione di famiglia, siamo partite da zero, questo è il nostro primo
e anche il più sofferto, appassionato, diciamo travolgente impianto, che è Nebbiolo al 100%. Siamo tra il comune di Gemme e Sizzano, forte radicamento legato ai terreni che qui sono fortemente acidi e riescono a trasferire questo gusto e questa acidità all'interno dei nostri vini dell'Alto Piemonte, che sono unici in particolare poi qui nel ghemmese sizzanese. Giovani sono anche i fratelli Garrone, ma con una solida tradizione di famiglia alle spalle. Il loro skyline è quello delle Alpi delle Valli Ossolane e qui il Nebbiolo diventa Prunente. Tutto diventa più alto, anche il sistema di allevamento della vite, tradizionalmente a pergola. Siamo appunto in montagna, quindi è proprio una valle alpina, siamo all'estremo nord del Piemonte. La viticoltura si sviluppa sui due versanti, su entrambi i versanti della valle, e l'uva nostra più utilizzata è senza dubbio il Nebbiolo, ma che troviamo spesso e volentieri coltivato in pergola, come potete vedere. Noi è il nostro metodo di coltivazione tradizionale, si chiama qui toppia. In relazione al cambiamento climatico, il principale vantaggio della pergola è quello di tenere i grappoli ombreggiati. Come vedete, una volta che il grappolo scende, adesso è ancora in piena fioritura in realtà in questo momento, però quando poi i grappoli saranno più pieni, scenderanno e rimarranno coperti sempre dall'ombra delle foglie. Questo lo protegge dai raggi solari che per via del cambiamento climatico stanno diventando sempre più potenti. Ecco. Un altro vantaggio è quello di proteggere i grappoli dalle gelate primaverili, che anche queste, sempre dovute al cambiamento climatico, si fanno sempre più frequenti, perché il gelo colpisce gli strati più bassi, diciamo, vicini al suolo, invece salendo, come in questo caso che siamo circa a 1,80 m di altezza, cambia anche solo di magari un grado e mezzo la temperatura, che è quello che ti fa la differenza poi per salvare il grappolo dal gelo, appunto.